Terza ed ultima parte del Bianco e Rosso TB Sport con il mio ospite Davide Lattanzi, 080 501 9998 il numero per intervenire in diretta, facciamo un piccolo break con le questioni societarie Davide anche perché eh, Telebari nei prossimi giorni seguirà un'iniziativa importante da parte degli Ultras Bari 28-29-30 novembre dalle ore 18 alle ore 21 al Fortino di Sant'Antonio, gli Ultras Bari festeggeranno i 35 anni al seguito della squadra bianco -rosso. ovviamente ci sarà una mostra di foto, sciarpe, liste delle le trasferte, i biglietti, magliette ufficiali, ci sarà anche nell'occasione la vendita del calendario Ultras Bari 2012 e il ricavato sarà interamente devoluto ai bambini dell'Orfano Trofeo Villa Madre Arcucci di Bari. Ovviamente nella prossima settimana avremo anche ospiti, rappresentanti del gruppo Ultras Bari, parleremo ovviamente diffusamente di questa iniziativa, comunque un'iniziativa Davide importante da parte del gruppo Ultras che resta sempre vicino alla squadra. Beh sì, insomma, eh, oltretutto per celebrare una storia che ormai va avanti da, da 35 anni, eh, a volte sono stati pizzicati gli ultras, però eh, diciamo a, a, al di là di, di chi li rappresenta oggi, ieri, eh, è un gruppo. Storico, è un gruppo che ha fatto tanto per il Bari, eh, è un gruppo che ha seguito il Bari dappertutto e obiettivamente spesso ci hanno, ci hanno messo anche la faccia su, su tante cose. Mi rendo conto che oggi è, è difficile anche per loro, eh, magari, intraprendere la, la strada più, più appropriata. Eh, Probabilmente in questo momento ecco, ci vorrebbe proprio un movimento di tutta la città per far capire quanto, quanto si vuole bene al Bari, però questa può anche essere un'occasione eh, di confronto, innanzitutto per scoprire un po' la storia della, della nostra certo, tifoseria, certo, certo. ma anche per confrontarsi e magari farsi venire qualche idea sul futuro. Per quanto si possa vedere cerco di mostrare anche la locandina del, dell'evento, in ogni caso mm. Davide sono previste anche delle iniziative sabato da parte del gruppo Ultras Bari perché c'è una decisione assurda quella de, del, de, dell'osservatorio i tifosi toriani, tifosi doriani non possessori della tessera del tifoso non potranno assistere alla gara tra Bari e Sampdoria davvero una decisione incredibile assurda sì eh, veramente poi eh, queste decisioni hanno ragione da questo punto di vista veramente gli ultras nel dire di tutte le città eh, non, solo, non solo gli ultras Bari nel dire che poi il calcio così si uccide certo, certo assolutamente. se addirittura viene impedito viene impedita la celebrazione di una festa, di, di un gemellaggio tra, tra due città, eh, allora veramente inutile, anche cioè, a quel punto lo spettacolo in campo perde completamente di, di significato. Poteva essere una bella giornata anche per, per dimenticarsi un po' dei problemi, vivere una bella giornata di, di sport, e invece, e invece, purtroppo, questo non, non, non viene permesso. E chiaramente, eh, mandando solo i tesserati da Genova, magari saranno anche in pochi. Eh, infatti, abbiamo un ascoltatore in pronto. Uh, pronto, sono Adriano De Corato. Ciao Adriano. Una domanda per Davide. Eh, praticamente Garzelli ha detto che l'ultimo atto dei matarresi è stato il pagamento degli stipendi. Quindi se nel 31 non c'è un cambio di proprietà andiamo incontro in tempi bui. questi tempi bui che cosa vuol dire? Cioè Il Bari praticamente va incontro a un fallimento al 100%? Cioè, dobbiamo sperare nel caso in una salvezza della serie B? E, e sperare nel lodo l'anno prossimo, cioè, che cosa vuol dire? Cioè, e, 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 il fatto che poi i mataressi si disimpegnino cioè, e fallimento al 100%, cioè, qua si dice tempi, che cosa vuol dire tempi bui, non sappiamo, cioè, questo lo chiedo a Davide, insomma, questo ultimo atto cosa vuol dire? Grazie, oh. grazie, Beh, grazie per il tuo credo... Davide, sì. Io credo che eh, con quell'affermazione l'amministratore unico del Bari abbia voluto rafforzare il concetto di un totale disimpegno per non dare l'alibi che, eh, questo, che insomma, aver rispettato questa scadenza fosse un tornare sui propri sì, passi sì, da parte sì, della famiglia matarrese. Io credo che lui innanzitutto abbia voluto rafforzare questo concetto, che il Bari è in vendita e si deve, e si deve vendere. Riguardo poi a quello che succede, è un'incognita. Io ho sempre qualche dubbio sul fatto che si arrivi al, al fallimento sicuro, però eh, a febbraio c'è una nuova scadenza. Eh, se già questa è stata eh, come dire, problematica, mi immagino che la prossima lo sia, lo sia ancora di più. È chiaro che mh, oltretutto da febbraio in poi, e questo è importante, bisogna necessariamente ottemperare a tutto perché altrimenti eh, non si hanno i requisiti per l'iscrizione al prossimo campionato. Quindi eh, ovviamente se il Bari non passa di proprietà sarebbe ancora una volta la famiglia Matarrese a, a doversi impegnare. Se questo non avviene io non dico che si arrivi al fallimento al 100% ma a una serie di complicazioni serie. Eh, sì, eh, ma comunque è un'ipotesi che spero non, non si debba valutare perché eh, significherebbe che, che davvero non c'è nulla dopo, dopo i Matarresi. Invece io mi auguro che in questo momento la città di Bari e anche la sua imprenditoria dia proprio il segnale che invece si possa continuare a fare sport anche con il disimpegno di una, di una famiglia che, che nel bene e nel male ha comunque tenuto il Bari 34 anni. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto?